La storia la fanno i vincitori e in genere i vinti non vengono mai messi in luce. Il Papa Benedetto XV, dopo la Prima Guerra Mondiale, richiama tutte le congregazioni a prendersi cura anche degli orfani delle nazioni che avevano perso la Prima Guerra Mondiale, quindi del cosiddetto Impero Austro-Ungarico. Ecco che già Don Albert aveva fatto qualcosa e ribadisce al Papa: continueremo in questa azione che abbiamo già intrapresa. Lui stesso si prende carico di 100 orfani, chiamati viennesi in questa fotografia, che fanno una vacanza in Italia, vengono a Perosa Argentina e a Valdocco in due gruppi e hanno delle foto ricordo con Don Albera. Certo è bello pensare che dobbiamo essere anche dalla parte degli ultimi, dei ragazzi, di quelli che erano veramente nella situazione peggiore. Oltre a questo, in quegli anni si aprono anche degli oratori splendidi. Qui a Torino l'oratorio del San Paolo e quello del Monte Rosa mettono le prime pietre, diciamo, di fondazione. Ecco che l'oratorio e per qualche anno l'orfanotrofio saranno le opere di punta della congregazione salesiana, per far capire che i salesiani c'erano, erano vicini ai ragazzi, erano vicini alle persone più in difficoltà.